Ciao e benvenuti o bentornati nel canale di Mystery Boo. Chi almeno una volta nella vita non ha sentito parlare di lupi mannari o licantropi? Nel video di oggi parleremo di un lupo mannaro non molto conosciuto, ma prima di iniziare iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i miei video. E scrivi nei commenti se sei team lupo mannaro o team vampiro. Detto questo, iniziamo. Emily Isabella Bart era una ragazza di 14 anni che apparteneva ad una famiglia molto ricca, che viveva nei pressi di Woodland, in Georgia. Emily era molto timida ed era la terza di 5 figli. Lei veniva spesso presa in giro dai suoi fratelli e dai suoi compagni di scuola. Era il 1855, quando il padre, da lei molto amato, morì. Emily cadde in depressione, così la madre preoccupata decise di mandarla in Inghilterra da alcuni parenti. Emily però venne rimandata indietro dopo 6 mesi, poiché i parenti sostenevano che la ragazza soffriva di rabbia incontrollata e nervosismo. Così dopo un po' il suo strano comportamento venne notato anche dalla madre e dei suoi fratelli. Ella infatti era sfacciata, si esprimeva maliziosamente, amava provocare gli uomini, scopriva parti del corpo e aveva spesso malumori. Qualche tempo più tardi la madre notò che quei comportamenti li aveva solo quando si avvicinavano le notti di luna piena. Qualche mese dopo, nelle notti di luna piena, si alzava durante la notte, scalza, e si dirigeva verso la foresta. Tornava sempre nuda o con la vestaglia da notte strappata. Così la madre chiamò i medici. Dopo varie analisi, i medici sostenevano che i canini di Emily fossero molto grandi rispetto al normale e i suoi capelli crescevano molto velocemente. Nonostante questo, Emily sembrava normale, poiché le visite non le venivano fatte quando lei presentava questi comportamenti. Inoltre, Emily affermava di non ricordare nulla di quelle notti. Così i medici arrivarono alla conclusione che il suo comportamento fosse dovuto alla pubertà. Alcuni mesi dopo, però, i pastori della zona si lamentavano della morte di alcuni animali della fattoria. Allora gli agricoltori, pensando che le morti fossero dovute dai lupi, decisero di organizzare una battuta di caccia. Passarono settimane e i contadini non trovarono nulla. Ma durante una notte di luna piena, una creatura molto simile ad un lupo, con delle zampe mostruose e una postura eretta, apparve a loro. Esso assomigliava ad un lupo mannaro, così gli agricoltori, spaventati, spararono alla creatura, ma la creatura sembrava immune ai colpi normali. Così, nella successiva notte di luna piena, i contadini si armarono di colpi d'argento, spararono alla creatura ed ella fuggì nel bosco. Diverse chiazze di sangue confermarono che l'avevano colpita. La madre di Emily, sentendo i colpi, si allarmò, poiché la figlia usciva di notte. Andò in camera sua, ma il letto di Emily era vuoto. Così si diresse nella foresta e trovò Emily in una pozza di sangue. Fortunatamente, i medici riuscirono a ricucire le ferite di Emily. Nei giorni a seguire, i contadini, come le voci che giravano nelle taverne, giunsero alla conclusione che Emily fosse il mostro che mangiava il bestiame e che fosse un lupo mannaro. Così, per il bene della figlia, la madre di Emily decise di mandarla a Parigi da un medico specializzato in licantropia. Quando tornò in Georgia, Emily sembrava del tutto guarita. Non ci furono più attacchi agli animali, la sua rabbia, il suo nervosismo e i suoi strani comportamenti sparirono del tutto. Emily in seguito diventò un'imprenditrice di successo e morì nel 1911 all'età di 71 anni. Se ti è piaciuto il video, lascia un like, fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti e se ti piacciono i misteri e le cose inquietanti, iscriviti al canale. Ci vediamo tutti mercoledì alle 14 con un nuovo mistero o chissà, boh.